Quindi sai, quando parti sotto, dopo 7 minuti sotto di un gol, vedi un attimino i ragazzi in difficoltà perché comunque dall'altra parte c'era una buona squadra. Sinceramente, quella cosa che non vorrei mai più vedere è ecco, quegli svarioni, naturalmente, quei grossi buchi che si sono creati, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo rischiato tantissimo. Ma senza far nomi, io parlo. Infatti, senza far nomi, credo che qualcuno abbia pagato abbastanza lo scotto della prima gara, quindi l'emozione un po' forte di questa partita, e quindi di conseguenza. Sicuramente quello che ci ha fatto vedere fino ad oggi non era assolutamente quello che abbiamo visto domenica, ma non direi di un singolo giocatore, ma di più giocatori, quindi di conseguenza quando un reparto fa meno di punti di riferimento importanti, credo che insomma vengano fuori prestazioni diciamo bruttine come quella del primo tempo soprattutto. Eccomi, anche il passo offensivo. Sì, svarioni, se li ricordi bene, sicuramente sono avvenuti da un rinvio del portiere. 2 su 2 sono venuti tutti. Quindi, sai, posso dir poco agli attaccanti e ai centrocampisti quando la palla è 30 metri sopra di loro. Quindi, io parlo di quelli. Quella cosa, la domanda è stata chiara: quella cosa che non ho mai, che non vorrei vedere domenica a Parma sono appunto questi svarioni, che insomma credo che siano deleterie per tutti perché ci fanno perdere sicurezze, perché ti lasciano un po' perplesso sicuramente, quindi la risposta del tuo collega, io ho risposto, cosa che non volevo dire, sono appunto questi svarioni sul rinvio del portiere dove tu hai detto bene che la fase difensiva inizia dagli attaccanti perché io sono il primo a dire che la fase di non possesso inizia da là davanti per poi passare ai centrocampisti e poi arrivare ai difensori, quindi quando parlo di svarioni appunto è quello purtroppo che è successo domenica a qualcuno e che mi auguro che non succeda più. Ma io temo che sicuramente si è fatta sentire i primi giorni della settimana e avvertivo un po' quest'aria. Purtroppo i ragazzi ci sono rimasti male, un po' tutti quanti, l'ambiente proprio un po' deluso da questo primo passo falso. Anche per come è avvenuto, visto e considerato che per 20 minuti finali si è rimasti in 10 e noi abbiamo preso cosa un calcio piazzato dove sicuramente era la cosa che meno mi aspettavo da una squadra che insomma, stava difendendo appunto un 1-1 in inferiorità numerica. Purtroppo il calcio ci riserva anche questi episodi. Mi auguro che durante il corso della stagione riusciamo anche noi a vincere o addirittura a pareggiare qualche partita alla fine, così come è successo alla Sampdoria. Sì, ma motivazioni ne abbiamo da vendere. Siamo solo alla seconda giornata di campionato, quindi figuriamoci se adesso una sconfitta ci può far sì che le motivazioni non vengano meno, assolutamente no. Le motivazioni sono altissime, sono tantissime, e le difficoltà anche perché giochiamo in un campionato di Serie A dove credo sia normale che è vero che il Catania può vincere dappertutto, ma è anche vero che il Catania può subire una sconfitta, un pareggio. Insomma, io credo che questo campionato sia così difficile che è aperto sempre a tre risultati. Ecco, ripeto, la cosa che non vorrei mai più vedere è regalare appunto dei vantaggi agli avversari e quello insomma l'abbiamo rivista la partita di domenica scorsa, l'abbiamo analizzata insieme ai ragazzi, insomma ci siamo resi conti che vantaggi così grossi a squadre di Serie A non possiamo darne, quindi queste convocazioni nazionali, riferendomi alla tua domanda, fanno solo che bene perché uno motivano molto di più chi le ha subite appunto e di conseguenza fa capire a tutti quanti che abbiamo un buon organico, abbiamo una buona squadra e quindi possiamo fare il nostro campionato tranquillamente. Ma in campo fanno i giocatori, io sicuramente durante la settimana sia Guidolin che io abbiamo lavorato in base appunto a chi andiamo a affrontare, conoscendolo, avendolo avuto anche come allenatore. Posso dire che è un meticoloso, posso dire che è uno che prepara molto bene la partita, ma appunto avendolo avuto come allenatore, se mi chiedete di avere l'esperienza che a Guidolina oggi io non ce l'ho sicuramente. Per il resto le panchine che ha a disposizione lui sulle spalle sono così talmente tante in confronto a quelle mie che il paragone non tiene sicuramente. Perciò, insomma, credo che comunque quando si fa una scelta su un giovane allenatore come lo sono.